capito. Quindi perché a luglio mi tengo più da questo lato. Questa è la sua zona? Sì, abito qui. Tutto bene. Qui hanno buon caffè, grazie. E poi hanno dei dolci meravigliosi kosher. Però lei è a dieta in questo momento? Eh sì, la campagna elettorale richiede, diciamo, forma fisica. Qual è la ricetta di un ex ministro dell'economia per rilanciare la città di Roma? Ma a Roma naturalmente bisogna occuparsi della manutenzione ordinaria, che oggi è un disastro, i rifiuti, tagliare l'erba. Ma a Roma bisogna anche creare lavoro, occupazione, sviluppo, anche perché adesso abbiamo le risorse del recovery plan che abbiamo ottenuto in Europa e dobbiamo riuscire a spendere tutte. Andiamo a prendere l'appuntamento? Sì. Ciao Rashid. Buongiorno. Lei viene definito il candidato dello ZTL, però lei non è che abiti proprio in centro. No, infatti io vengo dall'Appio Latino e penso che Roma deve essere una città dove non ci devono essere cittadini e territori di serie A e di serie B. Ha promesso ai suoi amici e a tutti i romanisti anche lo stadio? Le squadre romane hanno diritto a uno stadio. E per i laziali? Dipenderà dalle proposte della società. Lui suggerisce di non fare lo stadio della Lazio. Lui è fazioso, io sarò il sindaco di tutti i romani, quindi allora, anche dei laziali. Allora a questo punto lo può dire un Forza Lazio per avvicinarsi anche ai laziali? No, Forza Lazio è esagerato. Andiamo verso il Gianicolo, così è come noi accogliamo anche i turisti. Sì, è incredibile, questo forse è il belvedere più bello del mondo e non è particolarmente curato. Buche, tappate male, la statua di Garibaldi che da anni deve essere rimessa a posto. Lo liberiamo Garibaldi? Sarebbe ora, è dal 2018. Cosa si può fare per fargli trovare una città migliore? Occorre un grande patto per il turismo di qualità, contrastare anche l'abusivismo, occorre avere un'offerta culturale di qualità. La prima cosa che farà da sindaco? Dare una ripulita alla città. Noi abbiamo un paradosso, abbiamo la città più sporca d'Europa e paghiamo la Tari tra le più alte d'Italia, perché non sono stati fatti impianti. Una cosa che non farà mai. Lasciare la città cadere a pezzi per incapacità di spendere. Pensi che ci sono 425 milioni che da anni il governo ha dato a Roma per rimettere a posto le metropolitane e le stazioni, non sono stati spesi. Come definirebbe Virginia Raggi? Non all'altezza del compito. Enrico Michetti? Parla molto, ma non ho capito cosa pensa veramente e cosa propone. Carlo Calenda. Presuntuoso forse, nella sua idea di che c'è un uomo solo al comando che risolve tutti i problemi. La voglio portare adesso in una zona periferica di Roma. Siamo a Tor Bella Monaca, qual è la situazione qui? Ci sono tanti problemi, legalità, manutenzione delle case comunali, povertà, c'è bisogno di integrazione e di lavoro. Bisogna innanzitutto ristabilire la legalità perché qua queste case sono dominate dalla criminalità e sono piazze di spaccio. Cosa farà come sindaco per la sicurezza della città, non solo di questa zona? La legalità e la sicurezza sono fondamentali e quindi occorre essere molto duri da questo punto di vista. E bisogna avere delle politiche, si chiamano edilizia sociale orizzontale, in cui non si concentrano le situazioni di disagio in un unico territorio, perché questo crea il terreno fertile poi per la criminalità e per lo spaccio. Questa è anche un'altra zona dove sono presenti i campi rom. Tutti dicono di chiuderli e nessuno lo fa da molti anni. Lei li chiuderà? E invece va fatto, perché i rom sono cittadini che sono nelle baracche, che vanno integrati nella società. Chi arriverà al ballottaggio? Noi siamo fiduciosi di andare al ballottaggio e pensiamo che ci confronteremo con Michetti.